Buongiorno, buonasera, Marco PT, Barbell Warfare, la guerra della forza. Questo video cercherà di mettere in chiaro gli aspetti più scottanti inerenti alla vera forza di un atleta o di un presunto tale. Dunque, rapporto coefficiente Wilks, tabelle di Schwarz, tabelle di Prilepin, tutti questi calcoli numerici per cercare di capire qual è il più forte pound for pound. I coefficienti sono stati studiati per cercare di appianare anche le divergenze numeriche semplicemente derivanti dal rapporto tra peso dell'atleta e peso sollevato. Perché questi coefficienti? Perché in natura una formica può sollevare fino a 50 volte il proprio peso, mentre un grande elefante bianco può sollevare al massimo il 25% di questo peso. Quindi, limitarsi al mero rapporto peso-potenza non era giusto. Quindi hanno inventato queste tabelle, questi coefficienti per cercare di seguire una statistica e di modulare l'effettivo valore di un atleta. Ecco, l'effettivo valore di un atleta. È un tentativo lodevole. Purtroppo anche in questo caso non vengono tenuti in considerazione alcuni aspetti salienti, come per esempio le leve scheletriche, l'altezza del praticante e la distanza delle inserzioni tendinee. Quindi anche qui molti discorsi che sento, che vedo scritti, inerenti alla forza dell'atleta, al valore dell'atleta, sono sostanzialmente di poco conto. Vi faccio un esempio. Anzi, vi faccio molti esempi. Cominciamo col primo. C'è un pesista, considerato forse il più grande di sempre, che è stato l'unico, il primo, a sollevare 3 volte il proprio peso corporeo nell'esercizio dello slancio, non nello stacco da terra, nello slancio. Cioè, questa persona è riuscita ad alzare 3 volte il proprio peso sopra la testa. Questo atleta era Naim Shalamanov, poi naturalizzato turco come Naim Suleymanoglu, purtroppo deceduto pochi anni fa. Comunque, la cosa interessante di questo atleta, chiamato The Pocket Hercules, era la sua statura in metri e centimetri. Naim Suleymanoglu era alto 1,47 m. Queste cose non vengono specificate nei coefficienti di calcolo. Altro esempio. Yuri Belkin è, secondo me, il miglior stacchista sumo. Ha eseguito uno stacco sumo senza cintura e senza supporti per la presa con 440 kg nella federazione WRP. Costui, quindi, può vantare sicuramente un coefficiente altissimo nello stacco. Pesava all'epoca poco più di 110 kg. Tuttavia, Yuri Belkin non è un campione anche in panca piana, perché di solito lo stacchista dotato ha le gambe corte e le braccia lunghe. Io non ricordo record di panca fatti da Yuri Belkin, ricordo invece molto bene i suoi record in stacco sumo. Quindi anche qui vogliamo dire che Yuri Belkin non si impegna abbastanza, che Yuri Belkin è un brocco, che non si allena in panca piana. Secondo me, Yuri Belkin si allena in panca piana forse anche più duramente che nello stacco, alzata che gli riesce molto bene. Altro esempio, quello speculare, Kirill Sarisev. Costui ha infranto il record mondiale in panca piana qualche anno fa, sollevato senza gears, senza attrezzi cosiddetti, powerlifting attrezzato. Non so se avete presente le maglie di gomma, la panca piana. Le maglie elastiche non sono di gomma, non sono di gomma, sono in un tessuto particolare che potenzia la spinta. Ebbene, Kirill Saresev, dicevo, senza maglie di supporto, soltanto con la tutina e la maglietta, ha infranto il record mondiale in panca piana, sollevando 335 kg. Si parla di un omone gigantesco, alto, penso, 1,90 come minimo, e pesante tranquillamente oltre i 160 kg. Ebbene, Kirill Sarisev è più pesante di Yuri Belkin, ma non solleva in stacco da terra quanto Yuri Belkin. Vogliamo dire che Kirill Sarisev è pigro, che non si allena, che i suoi allenatori sono dei brocchi?
che non gli sanno costruire un programma per farlo lavorare bene? Io non penso proprio. Quindi anche qui, pur con tutti i coefficienti, pur con tutti gli incastri di Schwarz, di Prilepin, eccetera, il rapporto peso-potenza non è definitivo, non è un indicatore definitivo del valore di un atleta. C'è sempre da considerare il discorso dell'altezza dell'atleta e delle sue leve scheletriche. Questo equivoco purtroppo genera un sacco di dibattiti feroci e di critiche. Io stesso sono stato bersagliato da diversi pseudoatleti frustrati per qualche loro motivo che mi hanno detto che io ho un rapporto peso-potenza che non è da competitor, non è da campione di powerlifting. Poi vai a vedere chi è che fa queste critiche, perché poi se uno mi attacca di persona, io ho 37 anni, non è che mando giù e sto zitto. Cerco anche di capire chi è che mi muove queste critiche. Scopro che è una persona che è alta 1,60 m, pesante 75 kg, che si vanta di fare 220 kg di stacco da terra. Ora, critiche di questo tipo mi sono state spesso mosse. Anche su YouTube, anche diversi mesi fa, vengono sempre dalla stessa categoria di persone, le persone basse di statura, frustrate a livello psicologico, che riescono a staccare tanto in relazione al loro peso perché hanno le gambe corte, le braccia lunghe e perché ingobbiscono la schiena. Quindi, ingobbendo la schiena, ovviamente parlo di stacco standard, stacco più becero, secondo me. Stacco standard, quindi costoro hanno innanzitutto, in virtù della loro bassa statura, il bilanciere più alto sulla tibia. Inoltre, costoro, incurvando la schiena, abbassano la leva, accorciano, scusate, la leva del rachide, della colonna. Quindi, accorciando sia la leva del rachide che la leva del femore, alzando il sedere, costoro fanno una specie di leg press parziale. E poi arrivano in qualche modo a portare in cima il bilanciere, in cima, fino alle cosce, insomma, ecco. E quindi hanno il diritto di offendere così impunemente per sentirsi più grandi, screditando il prossimo. Allora io dico a costoro che io preferisco essere alto 1,82 m e fare i miei 240 kg di stacco sumo in perfetto stile, senza gobba, senza cintura e senza rompere i coglioni alla gente. Preferisco quello che ho io. La vostra roba non mi interessa. Prossimo capitolo. Parliamo sempre di powerlifting. Spesso io non ce l'ho col powerlifting, sia chiaro, io rispetto tutti gli sport. Spesso i powerlifter, non tutti, è una minuscola branca, sono convinti che il loro sport sia il test definitivo di forza. Pensate all'arroganza. Il powerlifting, secondo loro, è lo sport più completo, che ha il display più completo di esercizi per la forza e che se uno è forte nel powerlifting, poi è forte in tutto il resto. Peccato che il powerlifting, per colpa di atteggiamenti come questo, secondo me, non sia stato neanche preso in considerazione per entrare tra gli sport olimpici. Mentre il taekwondo, lo sport da combattimento coreano a base di calci, è entrato nelle Olimpiadi. A me dispiace per carità che questi powerlifter si sentano frustrati, però non è affare mio che imparino a rispettare la gente. Il powerlifting non è il test definitivo di forza, non lo è, perché altrimenti vogliamo dire che Yuri Checchi, che è un ginnasta, è debole? Vogliamo dire che Tazio il Biondo, un artista delle trazioni, un recordman pluriaccreditato, è debole? Io non penso proprio. Vogliamo dire che Devon Larratt o George Brezink sono deboli, campioni mondiali di braccio di ferro? Che Denis Cyplenkov è debole? Solo perché non fa il powerlifting? Quindi, no, non è così secondo me. Io penso che un Ray Williams, campione di powerlifting dei pesi supermassimi, non sia in grado di fare gli ingressi alla sbarra che faceva Yuri Checchi. E penso che Ray Williams perderebbe a braccio di ferro contro un campione di braccio di ferro. Io ricordo benissimo di aver visto il video di Halfdan Björnsson perdere clamorosamente contro Devon Larratt a braccio di ferro.
Una montagna, The Mountain, che perde a braccio di ferro contro un uomo di 30 kg più leggero, se non di più. A braccio di ferro, non a freccette. Una prova di forza muscolare. Senza troppi trucchi, senza troppe maglie da panca. Uomo a uomo. Quindi, ripeto, rispetto il powerlifting. Purtroppo, per colpa di una minuscola frangia di questi esponenti, il powerlifting non ha una bella fama. Perlomeno per quella che è la mia percezione. Allora, cos'è che intendo io per un fisico, diciamo, completo? Essere fortissimi in tutto è impossibile. È impossibile. Bisogna cercare di esprimere il proprio potenziale, perlomeno a livello base, e poi indirizzarlo nella disciplina più attinente a noi. Io penso che come powerlifter Usain Bolt sarebbe stato sprecato, per fare un esempio. Però parliamo di persone normali che non vogliono fare agonismo in atletica pesante o leggera. Un qualunque amatore che va in palestra per potenziarsi. Io penso che costui dovrebbe essere teso a migliorarsi su tutta la muscolatura. Il powerlifting non sviluppa al meglio tutta la muscolatura. Il powerlifting consta di due accosciate e una spinta. Lo squat è un'accosciata, la panca è una spinta. Lo stacco da terra è sostanzialmente un'accosciata. Sì, ok, le mani collegano il bilanciere al corpo, ma è sostanzialmente un lavoro di cosce. Poi ci sarà sicuramente qualcuno che dirà: ma ho visto i powerlifter leggeri che fanno anche i lavori alla sbarra, fanno anche gli ingressi alla sbarra. Sì, benissimo, ma ci si sono allenati. Tu non riesci a fare gli ingressi alla sbarra facendo solo stacco da terra, devi lavorarci a parte. Ripeto, niente contro il powerlifting in sé, se non voglio spammer, non voglio, chiarino, le incursioni di questi qua. Bene, prossimo argomento inerente alla battaglia per la forza. Il discorso del range di movimento nello stacco da terra, sumo contro standard. C'è stata un'osservazione molto acuta di un signore, penso che sia da come scrive, oltre 40 anni, che però dimostra una buona competenza, una buona conoscenza, oddio, buona per gli standard italiani. Lui diceva che lo stacco sumo è più semplice, è più facile, perché il range of motion, il ROM, è minore nello stacco sumo. Io mi sono permesso di fargli notare che i record assoluti li hanno fatti in stacco standard, e lui mi ha detto: no, ma comunque lo stacco sumo, bla bla bla, sempre la stessa solfa. Allora, il ROM più corto non è indice di facilità. Un esercizio che ha un ROM più corto non è, per forza di cose, più facile di un esercizio con un ROM più lungo. Vi faccio subito un esempio: le trazioni alla sbarra. Ora vi chiedo, sono più facili le trazioni alla sbarra, compresa supinata o compresa prona? Ovviamente sono più facili le trazioni, compresa supinata. Quale delle due varianti ha il ROM più alto? Ovviamente le trazioni supine. Questo è un caso in cui un range of motion maggiore coincide con una facilità superiore. Quindi più ROM, ma più facilità. Tutto questo discorso inerente al peso, alla tecnica, eccetera, eccetera, sfocia spesso in questi dibattiti, in queste guerre, perché purtroppo c'è sempre dietro quella malafede per cui si vuole prevaricare il prossimo, ci si vuole mettere in luce. Spesso poi chi si accanisce con il suo stacco da terra, che per me è un esercizio miserabile, parlo dello stacco standard, per me è roba veramente di basso livello, dice che il sumo fa schifo, che lo fanno le donne, che è un esercizio da sfigati, che è barare. Peccato che nella totalità dei casi, chi muove queste critiche non è capace di fare stacco sumo perché non è elastico, perché non ha i muscoli sviluppati in determinate zone della coscia, perché non ci si è mai applicato. Io per imparare lo stacco sumo come Dio comanda ci ho messo anni, perché partivo con l'idea che lo stacco sumo fosse uno stacco standard con la base larga, niente di più sbagliato. Mi sono reso conto che i miei adduttori e i miei muscoli ischio-crurali erano penosamente deboli, nonostante io fossi elastico grazie alle arti marziali. Quando ho cominciato a fare lo stacco sumo come Dio comanda, avevo dolori prolungati per diversi giorni nel retrocoscia, all'attaccatura del gluteo.
Avevo dolori ai muscoli adduttori. Ho dovuto condizionare la muscolatura per anni per riuscire ad avere uno stacco sumo come quello che ho oggi. E questa è la storia. Ci vuole applicazione. Lo stacco sumo non si impara come lo stacco standard. Poi, per quanto riguarda lo stacco standard, se una persona proprio ha dei limiti strutturali, non può tirare il sumo perché ha delle patologie, degli infortuni, quello è tutto un altro paio di maniche. Io non mi accanisco contro le persone sfortunate che hanno avuto incidenti. Però che non mi si raccontino le cazzate, questo è il discorso. Ma lo stacco sumo lo fanno le donne, perché è un esercizio da donne. Peccato che il record assoluto di stacco da terra femminile l'abbia fatto una donna, Becca Swanson, sollevando 300 e rotti chili in stile standard, in stile regular. Altro che esercizio da donne. Poi vogliamo dire che Becca Swanson prendesse steroidi? Benissimo, avrà preso anche un camion di steroidi, ma rimane comunque una donna. Rimane comunque una persona di sesso femminile con il bacino largo, le gambe corte e le spalle strette, come la maggior parte delle donne. Quindi, anche il discorso del ROM alto basso è una fallacia, è falso. Ultimo argomento, ultima considerazione personale. Mi riattacco qua a un filosofo tedesco, Arthur Schopenhauer, primato della volontà. Tutti questi discorsi sulla vera forza, i coefficienti, le tabelline, queste cose qua, cercano soltanto di screditare le persone che magari si allenano, si impegnano e non hanno magari l'incastro giusto a livello tendineo per esprimere grandi carichi in certe alzate. Io personalmente sono in proporzione molto più forte in lento avanti che in panca piana, ripeto in proporzione. Io sono più portato per le spinte verticali che per le spinte anteriori. Io avendo il petto non troppo prominente, le spalle larghe e le braccia lunghe, sono più portato ad avere soddisfazione nel military press, che in effetti ad oggi è la mia alzata migliore. E se non avessi avuto un infortunio al pettorale, alzerei ancora di più, e non poco. Quindi il primato della volontà si fa passare per pelandrone chi magari si allena anche più duramente della media, si fa passare per sfaticato chi non ha certi numeri, al solo scopo di sentirsi meglio. Quindi le persone con dei problemi mentali, con delle sofferenze interiori, con una casistica magari psichiatrica, non è che cercano di migliorare loro stesse, cercano di tirare giù gli altri per portarli al loro livello. Io non mi sono mai permesso di attaccare nessuno criticandolo sulle alzate, sulla forza o quant'altro. Io ho un allievo che pesando meno di me, pesando lui 86 kg, ha sollevato in panca piana 170 kg. Io, anche se fossi giovane, mi fossi sempre allenato al meglio e avessi entrambi i tendini sani, non farei 170 kg, neanche se mi si puntasse un Kalashnikov. 170 kg non sono nel mio genoma. Costui è più basso di me, non di molto, è 1,78 m, pesa meno di me. Ha i pettorali che sono due lastre di marmo, ha le braccia corte, ha le inserzioni dei bicipiti larghe il doppio delle mie, è stato baciato in fronte da madre natura. Però essendo lui un maturo gentiluomo e un ragazzo di cuore, non si permette di andare in giro a rompere i coglioni sul rapporto, il Wilks, la tabella, il coefficiente, perché è un ragazzo serio, si allena per se stesso, anzi se può magari aiuta anche il prossimo, fa laboratorio, condivide dati. Ha la sua vita, non campa di sport, è un professionista affermato in quello che fa. Questo è il mio discorso, la guerra della forza. Ci sono tanti tipi di forza e ci sono tante alzate. Quindi il mio messaggio è questo: valutate tutte le componenti, valutate le leve scheletriche, oltre al peso, valutate l'altezza e valutate la casistica dei campioni, bombati o natural. Valutate tutti gli aspetti da prendere in considerazione. Marco PT, alla prossima.